Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. La giornata del referendum è passata, pochissimi i votanti nella provincia di Siracusa. Era il referendum sulle trivellazioni, l'affluenza alle urne si è fermata al 27,4%. Alla chiusura dei seggi sono stati 27.140, pari al 28%, i siracusani che si sono recati alle urne per il referendum sulle trivellazioni, sulla durata delle trivellazioni marine all'interno delle 12 miglia. Gli aventi diritto erano 96.922, hanno votato 13.806 donne su 50.553 e 13.334 uomini su 46.369. Alla chiusura dei seggi sono iniziate le operazioni di scrutinio. Complessivamente nella provincia di Siracusa il dato sull'affluenza alle urne si è fermato al 27,43%, pari a 88.633 votanti. Il comune dove si è votato di più è quello di Augusta con il 32% degli aventi diritto, seguito con il 31% da Noto, Ferla invece con il suo 16,55% e il comune dove la diserzione alle urne è stata maggiore. Il sì ha raggiunto il 91,2%, pari a 80.175 votanti, mentre i no hanno superato appena la soglia dell'8%. Nel capoluogo il sì ha raggiunto il 90,8%, mentre il no il 9,1%. Torniamo a parlare della vicenda del Libero Consorzio dei Comuni, l'ex provincia regionale. Questa mattina un incontro chiesto dal commissario Lutri con le deputazioni regionali, con quelle nazionali e con i sindacati per fare il punto della situazione. Deputati nazionali e regionali, forze politiche e sindacato intorno a un tavolo questa mattina per affrontare il nodo del futuro dell'ex provincia regionale. Il commissario del Libero Consorzio dei Comuni Lutri ha voluto ascoltare le proposte, raccogliere le istanze per programmare interventi a Roma e Palermo. Rimane ancora in forza il futuro del consorzio, il Libero Consorzio dei Comuni, oggi una riunione più corposa di quelle spalmate negli ultimi mesi, c'è il sindacato, ci sono i deputati regionali, nazionali, c'è il commissario, si sta cercando di fare il punto della situazione e anche di scoprire quale può essere il passaggio che tenga in vita questo ente. Sì, quello che manca in questa riunione, anche dopo aver ascoltato qualche intervento dei parlamentari, è la gestione del presente, perché il verbo è sempre il futuro. Vedremo, faremo, otterremo. Noi viviamo drammaticamente una realtà in cui l'ente non funziona, i dipendenti non hanno le retribuzioni e quindi in questo momento viene negata la vita e l'attività dell'ente. E poi che se fra un anno o quando la trattativa fra Stato e Regione arriverà alla sua conclusione, tutto si può sistemare, noi non abbiamo dubbi, però il problema è arrivarci. Una riunione unitaria, ci siete tutti, cosa dovrebbe sortire fuori alla fine di questo incontro? Questo incontro è che la deputazione nazionale, la deputazione regionale dava delle risposte o degli interventi alle tre priorità che abbiamo posto, cioè il mancato trasferimento da parte dello Stato al consorzio, cioè alla ex provincia, la legge di riforma dei consorzi da parte della Regione Sicilia, la mobilità del personale, perché le indicazioni che sono venute sia dalla Corte dei Conti, sia dall'assessore, sia Baccei, assessore alle autonomie locali, che il personale non si può trasferire perché vanno a intaccare la stabilizzazione dei precari. C'è personale che è stato utilizzato per decenni negli uffici amministrativi, finanziari e tribunali. Così in tutte le altre province. Sembra comunque poi al termine della riunione di questa mattina la notizia sarebbe quella di 4 milioni, oltre 4 milioni di euro che la Regione starebbe impegnando proprio per la vicenda dell'ex provincia, 4 milioni di euro che dovrebbero arrivare anche su spinta e impulso della Commissione a bilancio. Ma questa mattina è stata giornata di incontro anche per gli operatori della formazione, c'è un problema legato ad un ricorso al TAR, hanno incontrato l'assessore regionale Marziano. Gli operatori della formazione questa mattina hanno incontrato l'assessore regionale all'istruzione Bruno Marziano per chiedere lumi sul loro futuro lavorativo alla luce del ricorso al TAR che ha bloccato il bando che potrebbe sbloccare a Siracusa l'intero comparto.
Ma guardi, io onestamente proprio oggi non so cos'altro ho potuto aggiungere rispetto a quanto abbiamo detto, fatto proprio e manifestato in tutti questi mesi, riguardo proprio diritti negati, leggi violate, veri e propri abusi e soprusi da parte di questo governo che, come diceva appunto tra l'altro in questo momento il mio collega, sono stati proprio confermate da recenti sentenze del TAR. Eppure nonostante questo, in maniera proprio inspiegabile, ad oggi appunto non è cambiato nulla. La drammaticità appunto di questo settore appunto permane appunto lì statica, senza appunto che nessuno, per nessuno dico nessuna appunto volontà politica, si assuma la responsabilità di diciamo appunto compensare appunto le inadempienze appunto causate, diciamo, dovute appunto a questo governo. Per incapacità loro non si riesce a far ripartire le attività e nello stesso tempo paradossalmente non si cerca di attuare, ma proprio nell'immediato, da subito, da domani, forme di sostegno al reddito, paradossalmente. E quindi ci ritroviamo insomma appunto ad essere costretti a vegetare, ad ibernarci qualora magari, dico, fosse possibile, nell'attesa di una ripresa dell'attività, qualora questo poi un giorno avvenga realmente, senza considerare non meno importante il disservizio reso anche agli allievi. E quindi ad oggi appunto si va avanti con la protesta appunto ad oltranza, e cercando appunto di coinvolgere più rappresentanze istituzionali possibili, anche oltre regione, a livello nazionale, cioè prima o poi appunto qualcuno una mano ce ne stenderà proprio. Adesso la cronaca: sequestrati 750.000 euro al titolare di un'impresa siracusana che opera nell'impiantistica civile industriale. La Guardia di Finanza di Siracusa, su delega della Procura, ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo sui beni e sui conti dell'amministratore pro tempore della Progema Impianti SRL, società siracusana operante nel settore dell'impiantistica civile e industriale. L'attività, che trae origine dal controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi effettuato dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa, ha evidenziato delle irregolarità consistenti, tra l'altro, nell'omesso versamento dell'IVA dovuta all'erario per gli anni di imposta 2007-2010 per un importo di 1.800.000 euro. La Procura della Repubblica di Siracusa, avuta la cognizione del fatto reato, delegava la Compagnia di Siracusa ad eseguire specifiche attività finalizzate al riscontro di eventuali ed ulteriori violazioni di rilevanza. L'attività delegata alla Guardia di Finanza permetteva di segnalare all'autorità giudiziaria l'amministratore per l'omesso versamento dell'IVA dovuta per gli anni di imposta dal 2007 al 2011 per un valore di 3.200.000 euro, nonché per l'omesso versamento delle ritenute certificate rilasciate dai sostituti di imposta per gli stessi anni per un importo di tributi non pagati pari a 1.650.000 euro. Il procuratore della Repubblica Francesco Paolo Giordano, che ha coordinato le indagini, ha richiesto al GIP Giuseppe Tripi l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un valore complessivo di 750.000 euro, che è stato eseguito sui beni e sui conti dell'indagato. Parliamo di lavoro, lavoro che manca, stipendi non corrisposti, il dramma dei dipendenti dell'IGEM prosegue. Ancora ritardi nel pagamento delle spettanze ai dipendenti dell'IGM. Da oltre due mesi non percepiscono lo stipendio e le cause riferite dalla direzione dell'azienda parlano dell'endemico comune che non provvede al pagamento del servizio, ma ora gli animi dei lavoratori si sono inaspriti. Questa situazione si protrae da molto tempo, dicono gli addetti ai lavori. Anche noi abbiamo le nostre esigenze, non possiamo più tirare avanti e sicuramente saremo costretti ad incrociare le braccia. Appare una storia dove il braccio destro non conosce le intenzioni del sinistro. Tutti gli attori insistono in uno scaricabarile. Come da regola, dal comune il silenzio è già stato registrato più volte ed in tal senso sarebbe giusto far sapere agli interessati quali sono i veri motivi di questa sofferenza. Stiamo parlando di famiglie con bambini e anziani che non possono più sopportare questo stato di crisi. Insomma, come al solito, Siracusa rimane ferma al palo, confermando la subcultura di un'antica civiltà fantasma che nessuno conosceva. O è falso il sole o è falsa la luna. Ma sarà tutto vero? Adesso la rubrica La spina nel fianco, all'interno della quale si parla di quel sottile filo rosso che unirebbe la politica degli appalti alla mafia.
La politica è la scienza del governare. La direzione della vita pubblica, l'attività svolta per il governo di una comunità diretta per raggiungere l'insieme dei provvedimenti in favore della collettività che si amministra. Se invece riportiamo la descrizione di che cosa è la mafia e confrontiamo la relazione diretta con la politica, pensiamo subito come tutti i punti si accomunino. Cambia l'oggetto, ma la capacità della Costituzione e l'amministrazione rimane fuori dalla legge, che si può chiamare Stato o associazione mafiosa con lo scopo di raggiungere determinati traguardi e obiettivi in favore della comunità che si amministra, che sono così esattamente uguali. Nei fatti pratici si tratta di una semplice interpretazione. La politica deve amministrare i beni dei cittadini con il necessario risvolto sociale, politico, economico, che deve garantire trasparenza e onestà, così come la mafia deve conciliare gli aspetti di ogni azione capace di apportare benefici ai suoi associati, senza l'impegno dell'onestà, ma del solo onore verso i propri fratelli di avventura. La differenza è vicina, dove la politica dovrebbe agire con schemi legalizzati dallo Stato di diritto democratico dietro la delega del popolo. La mafia, allo stesso modo, per raggiungere gli obiettivi, utilizza la violenza, il condizionamento attraverso la paura della morte, con la naturale tendenza a sostituirsi alla legge dello Stato democratico, con l'azione violenta o il prestigio personale dei mafiosi, organizzandosi in clan o anche con la possibilità di essere partiti politici, mischiando i buoni e i cattivi per confondere le idee alla pubblica opinione. Ecco allora la logica. Con i mezzi disponibili si possono raggiungere gli scopi desiderati. Il politico si corrompe, quindi ruba al popolo il pubblico denaro, ricatta e agisce contro o in favore di qualcuno e di qualcosa per un tornaconto personale o di partito o della lobby d'appartenenza. Il mafioso, con lo stesso identico modo e sistema, ottiene lo stesso risultato, estorcendo e ricattando. Non esiste nessuna differenza nell'organizzare la costruzione di un parco serbatoi per speculare sul prezzo del petrolio ad ogni costo e per raggiungere l'obiettivo si corrompe, coinvolgendo e tradendo la fiducia di amici e compari, o come realizzare il nuovo ospedale su un terreno dove si vuole speculare, pilotando l'appalto verso una società amica degli amici della politica, o per la realizzazione del nuovo cimitero cittadino, oppure gestire l'appalto della raccolta dei rifiuti, la gestione degli asili nido, l'appalto della gestione idrica e fognante, dell'illuminazione pubblica della città e del sistema semaforico, tutto con l'attività dell'organizzazione al fine di conseguire illeciti guadagni. In entrambi i casi l'obiettivo è sempre lo stesso, con la differenza che è mafia politica, ma il rischio è molto meno dei mafiosi, perché si trovano in vantaggio rispetto alla delinquenza organizzata, che agisce senza la copertura e con la connivenza dell'attività cosiddetta politica dall'interno del palazzo. È tutto vero. Bene, noi ora ci fermiamo, c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco. Forward Collision Alert. Oh. Autosport, da sempre Toyota, oggi anche Opel, in Contrada Targia a Siracusa. Officina specializzata Toyota e multimarca. Nuova gestione. Supermercati Gemar. Questa settimana in offerta: latte parzialmente scremato Latterie Siciliane 1 litro 49 centesimi, mozzarella Latterie Riunite 100 grammi 45 centesimi, biscotti Oro Saiba confezione da 1 kg 2,74 euro, minestrone tradizionale Findus 450 grammi 1 euro, succhi yoga 70% di frutta 68 centesimi, pannolini Baby Soft 2,97 euro. Supermercati Gemar, ogni giorno all'insegna della qualità. Degustazioni, grandi spazi espositivi, eventi live. La festa della fragola di Cassibile anche quest'anno ha un doppio appuntamento. Dal 22 al 25 aprile a Palazzola Creide la fragola incontra l'alta pasticceria palazzolese. Dal 29 aprile al 1 maggio la festa della fragola è all'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Artigianato, prodotti bio della nostra terra e naturalmente le fragole più buone e gustose. Festa della fragola. Peccato non mangiarla.
www.festadellafragola.it. I rifiuti sono una risorsa, basta saperli gestire. Un'opportunità per le amministrazioni comunali e per le imprese che desiderano attuare un sistema ottimale di raccolta differenziata con cospicui vantaggi. Ecomac Smaltimenti, dal 2013 recuperiamo e gestiamo rifiuti speciali non pericolosi nel rispetto delle normative vigenti. Rendi ancora più grande la tua azienda, affidati a dei professionisti. Non alterare l'ecosistema. Il territorio è vita. Rispettalo. C'è sempre bisogno di sangue. Ricordati di donare. Mostra il tuo lato migliore. Dona la vita. Campagna per la donazione del sangue promossa dall'Avis di Siracusa. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. La cronaca fa esplodere un grosso petardo a scuola durante un'assemblea. Tanto il panico, molto il fumo, un 19enne per questo denunciato dai poliziotti di Pachino. Gli agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Pachino, a seguito di attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 19 anni per il reato di danneggiamento aggravato. Il giovane, nel corso di un'assemblea all'interno di un istituto scolastico, accendeva con conseguente esplosione un petardo che provocava l'emissione di una notevole quantità di fumo, generando il panico tra i presenti e danneggiando la pavimentazione. I poliziotti del commissariato di Pachino hanno denunciato un uomo di 46 anni per il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico. A seguito di un intervento per un incidente autonomo nel quale un'autovettura per un errore di manovra impattava contro la facciata di un edificio, l'uomo si presentava negli uffici di polizia dichiarando di essere lui l'autista del veicolo, che in realtà era nell'occorso guidato da una donna. Un incontro questa mattina per gli studenti del liceo Einaudi. Hanno incontrato il comandante Alfa, ha parlato del suo gruppo, i GIS, di come intervengono come forze speciali e l'ordine dei carabinieri. Intanto questa mattina appuntamento al centro Reti Antiviolenza di Via Brenta, un appuntamento aperto al pubblico. Ha incontrato questa mattina gli studenti dell'istituto Einaudi per raccontare il senso del suo impegno e quello dei suoi uomini, il comandante Alfa, fondatore del GIS, il gruppo intervento speciale dei carabinieri. Un incontro sul tema legalità, un impegno costante nella società, ma anche l'occasione per illustrare quali siano le motivazioni che spingono una squadra a rinunciare al proprio privato in nome della sicurezza nazionale. Incontri importanti nella sua vita, quello di oggi in particolare, e quelli che fa con i giovani, perché i ragazzi vogliono capire anche aspetti della vita italiana magari che non conoscono molto bene. Beh, intanto oggi sono felice perché mi trovo nella mia terra, che non ho mai dimenticato, anche se sono andato via da ragazzino. Beh, i giovani, perché noi siamo una squadra, da soli non si fa nulla, vogliamo lanciare questo messaggio ai giovani in un momento così particolare di non mollare mai, che non ci sono obiettivi raggiungibili. Solo questo, vogliamo essere anche un po' presuntuosi, di essere degli esempi viventi, e perché abbiamo fatto praticamente tutti questi sacrifici e stiamo continuando a fare dei sacrifici per poter permettere che gli italiani, e sappiano gli italiani, magari perché questo reparto si conosce poco, che c'è un gruppo di ragazzi che sta sacrificando la loro gioventù. Non sono degli squilibrati mentali, non sono dei Rambo, ma sono delle persone normalissime che hanno scelto di fare una vita piena di sacrifici, ma consapevoli di quello che stanno facendo. Io non sono mago, posso assicurarvi che tutto il mondo è sotto, ha il problema del terrorismo, compresa l'Italia. Noi abbiamo fatto di tutto, posso assicurare gli italiani che mai come in questo momento abbiamo creato una squadra, cioè istituzioni, forze speciali, intelligence, forze territoriali per il controllo del territorio. Noi ci siamo addestrati duramente, non abbiamo tralasciato una minima cosa che potesse essere pericolosa per gli italiani, e quindi state pure tranquilli, anzi abbiamo bisogno che facciate parte da questa squadra anche tutti gli italiani, in modo tale che collaboriate e non ne tralasciate le vostre abitudini. Andate al cinema, andate al teatro, andate a vedere una partita di calcio, andate a fare la spesa tranquillamente. Se no li facciamo vincere, che adesso come adesso è solo una guerra psicologica, quindi di stare tranquilli.
Una serata particolare, quella all'Avis provinciale, all'Avis di Siracusa, una serata musical gastronomica. Si è parlata anche di riso, partendo dalla frase il riso fa buon sangue. Vediamo in che senso. Promuovere la donazione del sangue con il sorriso. L'iniziativa Il riso fa buon sangue si è svolta presso la sede dell'Avis di Siracusa. Insomma, il riso fa buon sangue e di sangue ce n'è bisogno qui all'Avis. Sì, di sangue ce n'è sempre bisogno, anche se i risultati dello scorso anno sono stati abbastanza lusinghieri, ma quest'anno invece abbiamo notato nel primo trimestre un leggero calo, ma dovuto anche al nuovo decreto del ministro Lorenzin che ci fa escludere parecchi donatori, cioè chi è nato in Sud America e anche da 40 anni che qui noi abbiamo avuto dei donatori che sono vecchi donatori da 20-25 anni che donano, gente con 50-60 donazioni di sangue, l'abbiamo dovuto escludere perché il decreto prevede così. Però se il riso insomma è una pietanza che, come si diceva prima, insomma risale a un bel po' di tempo fa. Sì, noi come istituto alberghiero di Siracusa, Federico II, abbiamo accettato questo invito dal Presidente proprio per sposare questo binomio con il riso fa buon sangue. Stiamo effettuando il servizio con i nostri alunni per effettuare appunto tutto il servizio che può essere utile durante la serata. E il binomio appunto del nostro istituto è sempre presente, diciamo, nel territorio cercando di e in qualche modo di rappresentare, diciamo, l'ospitalità nella nostra provincia. Dottore, ovviamente si parla di pietanza, si parla del riso, ma si parla anche del buon umore che fa sangue in qualche modo. Sicuramente sì, è una lodevole iniziativa dell'Avis, soprattutto per gli aspetti di natura associativa. Il donatore di sangue vive la propria esperienza in maniera estremamente individuale e occasionale rispetto all'evento donazione. Questo spero che possa essere l'inizio o una delle fasi iniziali di una nuova fase più socializzante, di maggiore presenza dell'Avis sul territorio. Spero che queste iniziative possa poi avere il conforto della partecipazione grande dei donatori, anziché ovviamente vivere solo, singolarmente e personalmente, personalisticamente la donazione. La lunga pagina sportiva, adesso il Siracusa procede la sua marcia verso la vetta alla classifica del campionato di Serie D. Ieri rotonda vittoria in casa contro la Leonfortese. Vince facile il Siracusa contro la Leonfortese di Gaetano Mirto, eppure la gara si presentava difficile perché alla formazione biancoverde in settimana erano stati tolti 3 punti in classifica e soprattutto perché agli azzurri mancavano ben 6 giocatori, 3 per squalifica, Baiocco, Barbiero e Giordano, 3 per infortunio, Vindigni, Savanarola e Marino. Nonostante ciò, mister Sottil mandava in campo D'Alessandro con Marghi e Dentice esterni difensivi, Orefice e Chiavaro centrali, Spinelli e Trofo a centrocampo con Sivilli, Catania e De Zai a supporto dell'unica punta Ricciardo. Dall'altra parte mister Mirto non poteva proporre l'esperto catanese in attacco, ma riaveva Chiazzese con la maglia numero 11, rientrava appunto dalla squalifica. Pubblico delle grandi occasioni al Desimone con la pensilina ripristinata e gara che va subito verso la direzione degli azzurri per il gol al quarto d'ora messo a segno da Catania sul cross di Sibilli, il colpo di testa di Ricciardo a far da sponda per il sinistro al volo in diagonale dell'attaccante catanese che ha realizzato così la 19ª rete personale, quindi capocannoniere assoluto del campionato. Siracusa che al 25esimo con Ricciardo ci prova, defilato il centravanti azzurro prova la traiettoria impossibile, palla che si perde sull'esterno della rete. Gli azzurri controllano il match, tanto in tanto si propongono dalle parti di Costanzo, così come al 39esimo con il cross di Dentice per la testa di Ricciardo che sfiora il palo, con De Zai che arriva in ritardo per il tapin vincente. Per la prima volta la Leonfortese si vede al 43esimo, colpo di testa di Lococo sotto la traversa, ma è bravissimo D'Alessandro a volare e mettere in corner. La prima frazione si chiude qui nella ripresa, iniziata senza sostituzioni, e ancora D'Alessandro, attento al quinto minuto, a parare il sinistro dalla distanza di Lococo. Al 26esimo entra Longoni ed esce Ricciardo.
Il Siracusa rischia tanto al 28esimo perché Lococo si destreggia bene in area, calcia di destro, ma Orefice si oppone mettendo in corner. Inizia lo show di Longoni al 32esimo. Prima lancia Chiavaro, colpo di testa per Catania che ancora di testa impegna in angolo il giovane portiere Costanzo. Al 34esimo l'attaccante argentino del Siracusa mette lo scompiglio nell'area di rigore biancoverde, palla in mezzo per De Zai che sulla linea realizza il 2-0, decimo centro stagionale per l'attaccante ivoriano. Al 39esimo ancora Longoni, si fa largo, sinistro a giro che Costanzo smanaccia in corner. Al 41esimo Sottil manda in campo Gallone per Catania e al 43esimo Spinelli calcia di prima intenzione a giro su assist del solito Longoni. Al 44esimo infine Longoni prova con il suo cavallo di battaglia, vale a dire la conclusione dalla lunga distanza, sfiorando l'incrocio dei pali. Finisce così con gli applausi del pubblico reduseo e che col festeggiamento per la nuova sconfitta della Cavese in quel di Marsala, che porta gli azzurri adesso a più 6 sulla formazione metegliana, e domenica prossima per la terz'ultima di campionato gli azzurri saranno di scena proprio a Cava dei Tirreni. A fine partita il tecnico Sottil elogia la propria squadra e guarda avanti. Partita giocata bene, cercato di provare sempre a fare quello che avevamo impostato nella preparazione, cioè saltare dei passaggi, far correre i loro quinti, i loro mezze aree per cercare poi di imbucate centrali, quindi a far aprire questa difesa serrata. Quindi la partita era stata preparata così. Nella prima parte alle volte si poteva fare un po' meglio, un po' più veloci. Però oggi è vero anche che c'erano dei giocatori nuovi dentro, che Orefice è un mese e mezzo che non gioca, quindi penso sia visto un pochettino, anche se è stato bravo, se trova pronto, insomma Trofo tanto tempo in mezzo a campo, un giocatore con determinate caratteristiche, quindi ci è voluto anche un pochettino prima che si amalgamasse un po' tutto, no? Però io penso che la squadra ha rischiato poco, ha corso bene, ha creato tanto, potevamo fare anche più di 2 gol, però ho visto un'altra buona prestazione anche sul profilo dell'attenzione, la voglia di non prendere gol. La Fortese, insomma, un tiro a distanza, insomma, gestito bene, insomma. Bene così. La tabella dei gol subiti per me è molto importante, quindi quando non prendi gol è sempre un ottimo risultato, quindi sono contento anche per Marghi, per Trofo, per chi si sono fatti trovare pronti, soprattutto Trofo che l'ho utilizzato veramente pochissimo, niente, con un caldo che comunque incomincia a aumentare, si è fatto trovare pronto, e anche l'attenzione da parte di tutta la squadra di rientrare sotto la linea della palla per permettere alla difesa di giocare relativamente alta, di togliere questo 2 contro 2 centrale, anche Spinelli e Trofo, credo che anche Spinelli abbia dato molto equilibrio davanti alla difesa. E diciamo che Lanfortese ha si è affacciata su degli errori nostri, disimpegni nostri. Chiaro che quando sbagli questi disimpegni su metà campo è normale che poi subito prendi riattacco immediato, no? Questo ci ha un pochettino, diciamo, allertato. Guardiamo adesso insieme le grafiche per quanto riguarda la classifica e i risultati. Agropoli Noto 0-2, 2-1 per Gragnano Aversa, 1-0 Marsala Cavese, Frattese Sarnese termina 1-1, Palmese Gelbison 2-1, 1-0 per Rende Vigor Lamezia, Scordia Due Torri 0-2, Siracusa Leon Fortese termina con la vittoria del Siracusa per 2-0 e lo 0-1 invece per la Vibonese Roccella. Questi i risultati, adesso la classifica: Siracusa 69, Frattese 64, Cavese 63, 51 per Vibonese, 49 Reggio Calabria, 47 Due Torri, 45 Aversa Normanna, per la Sarnese 44, Rende 43, Gragnano 42, 41 per Roccella, Marsala 39, così come anche Noto 39, 39 anche per la Leonfortese, Agropoli 38, 34 la Palmese, 30 Gelbison, 25 Scordia e 24 per la Vigor Lamezia.
E ancora per lo sport, parliamo di canoa polo e del mondiale che si svolgerà a Siracusa ad agosto, presentata la squadra nazionale italiana. È stata presentata ufficialmente la nazionale italiana di canoa polo che sarà impegnata in occasione dei prossimi mondiali di canoa polo in programma a Siracusa dal 29 agosto al 4 settembre prossimi. Una vetrina straordinaria per la nostra città, la prima volta che la nostra città ospita un campionato mondiale a squadre, la prima volta che la canoa polo disputa un mondiale in acqua di mare, quindi Siracusa raccoglie un primato e raccoglie una sfida che abbiamo deciso con grande determinazione di affrontare. Più di 740 atleti, tantissime persone che arriveranno da tutto il mondo, una grande prova di accoglienza e di capacità della nostra città di ospitare un evento internazionale in un momento già molto caldo della stagione turistica, parliamo dal 29 agosto al 4 settembre. Credo e spero che la città tutta riesca a farsi trovare pronta, abbiamo i numeri per giocare al meglio. Io come presidente del comitato organizzatore sono molto fiducioso di che riusciremo a portare a termine un mondiale eccezionale, eccezionale per la location. Siracusa è la più bella città del mondo e quindi portare i 5 continenti a giocarsi il mondiale nella nostra città è un evento che ci dà tanta carica. Il comitato tutto, che è un lavoro di squadra, il lavoro di squadra poi alla fine premia. Siamo impegnati costantemente, giornalmente, mancano circa 130 giorni all'evento, ma siamo fiduciosi di dare alla città lo spettacolo che merita. Prima di chiudere due appuntamenti, intanto si è svolta la seconda edizione a Siracusa del Festival Canoro Canto con le Stelle, promosso dall'Associazione Culturale Musicale Music Art. La kermesse ideata da Carlos Frassetti e presentata da Marina Ligama ha visto protagonisti alla Fiera del Sud, della categoria Junior, dai 6 ai 14 anni e la intera manifestazione dove la mostreremo domani dopo il telegiornale. E ancora prima di chiudere l'appuntamento, tra poco, dopo la sigla, con Informare, oggi una puntata speciale sull'aeroporto, in studio col conduttore Francesco Nania, ci saranno i consiglieri comunali Alberto Palestro e Salvo Castagnino. È tutto, vi saluto.